In questo video ricaviamo la relazione tra la velocità angolare e la frequenza di un sistema rotante. La relazione sarà questa, la velocità angolare è 2π volte la frequenza. Ricordiamo che la frequenza è quanti giri compie il sistema rotante in un certo tempo delta t. Per esempio 20 giri in 2 secondi, cioè 10 giri al secondo. Giri è una unità di misura finta, fittizia, si può togliere, quindi la frequenza in questo esempio è 10, 1 su secondi, si chiama Hertz. Vogliamo trasformare questa frequenza in velocità angolare. Allora ogni giro che compie il sistema rotante corrisponde a un angolo, l'angolo giro, di 2π radianti. Perciò n giri è un angolo delta alfa di n volte 2π radianti. Per esempio 10 giri corrisponde a un angolo di 10 volte 2π radianti. L'angolo delta alfa ci serve per calcolare la velocità angolare. Infatti omega è quanto angolo descrive il corpo rigido, insomma il sistema rotante, nel tempo delta t. Quindi al posto di delta alfa, l'angolo descritto, mettiamo n volte 2π radianti, perché sono n volte, sono n giri, n volte 2π radianti diviso delta t, ma n giri, giri unità di misura fittizia, diviso delta t è la frequenza, è il numero di giri ogni tot tempo, e quindi questa è la frequenza f, e quindi abbiamo dimostrato che la velocità angolare omega è la frequenza f per 2π radianti. Anche radianti è una unità di misura fittizia, quindi si può togliere o mettere. Quindi omega 2π f, oppure 2π radianti f, che è la stessa cosa. Un altro modo per dimostrare la stessa formula è sempre di partire dalla velocità angolare, l'angolo descritto nel tempo, ma limitarsi a prendere un periodo, una durata di tempo pari a un periodo. Allora, se il tempo che scegliamo per calcolare omega è esattamente un periodo, l'angolo che viene descritto dal sistema rotante è esattamente un angolo giro, perché il periodo è la durata di un giro. Perciò delta alfa è 2π radianti, l'angolo giro, e ricordando che l'inverso del periodo è la frequenza, allora abbiamo 2π radianti per 1 su t, cioè per f. E di nuovo abbiamo dimostrato che la velocità angolare è 2π radianti per f. Infine ricordiamo anche come si trasforma la frequenza in giri al minuto in frequenza in giri al secondo, cioè in Hertz. È molto semplice, basta sostituire al posto della parolina minuto, l'unità di misura minuto, 60 secondi. Per esempio un motore che gira a 3600 giri al minuto, quanti giri al secondo sono? Basta ricopiare 3600 giri, al posto di minuto scriviamo 60 secondi e sono quindi 60 giri al secondo. Del resto è logico, perché se in un minuto il motore fa 3600 giri, in un secondo fa 60 volte meno, un sessantesimo di quei giri lì, quindi dobbiamo dividere per 60. Quindi il motore farà soltanto 60 giri in un secondo solo.